In previsione dell'inverno, dei vari doloretti dovuti a questa seconda gioventù, mi sono realizzata una serie di oggetti che mi aiutassero ad alleviare doloretti vari in varie posizioni, in vari posti. Semi di lino, li uso da anni. Ho realizzato sacchetti. Un 250 grammi grosso modo, più o meno dipende da quello che vogliamo, dove vogliamo utilizzarli. Qui sulle ginocchia io ho realizzato questa copertina. È una copertina doppia con una particolarità. Ho inserito delle tasche in maniera tale che dopo aver riscaldato nel microonde o sopra i termosifoni, ma va bene anche nel forno di casa tra due pen, diciamo una pirofila con coperchio in maniera tale che i semi non siano mai a contatto con troppo calore. 1 o 2 minuti è più che sufficiente a secondo il peso. In queste tasche che vanno in corrispondenza delle ginocchia, io inserisco i sacchetti caldi per avere poi nelle sere fredde d'inverno un tepore costante nelle parti quando servirà che mi fanno male sulle ginocchia. Come mi sono regolata per la situazione, per le misure e quant'altro? Allora, prima di tutto mi sono messa seduta, ho misurato dove volevo che iniziasse e finisse e ho ottenuto una lunghezza di 90 cm. Dopodiché ho calcolato l'ampiezza sempre sul centimetro, sempre da seduta, e ne ho ricavato 55, 54, 55 centimetri. Ho realizzato a macchina il primo telo, poi le taschine, metto tutte le misure quindi non ci sono sorprese, io le ho unite a macchina, praticamente le ho riprese sulla macchina, le ho cucite per avere nelle laterali, erano pronti. Ho dovuto solo cucire con l'ago la parte terminale, prendendo ondina e ondina, quindi niente di difficile, niente di complicato. Dopo aver fatto il primo telo, ho fatto il secondo e li ho uniti a macchina con il bordo della copertina di Lorenzo, che siccome però restava un pizzichino troppo, boh, non mi piaceva molto. Ho fatto anche un bordo all'uncinetto, ma questo significa che fatti i due teli, usati quel sistema, si possono benissimo cucire con la macchina da cucire, con l'ago, col rammaglio. Chiaramente io qui non ho utilizzato zip o similari. Ho semplicemente, per meglio dire, questo è il lato giusto, ho semplicemente utilizzato, e si nota, la parte che si arrotolava, è un rasato vanisé, quindi un po' più compatto, un po' più stretto, diciamo, e ho lasciato vuoto perché? Perché tanto il sacchetto scivola e sulle ginocchia non c'era nessun problema. Quindi non ho messo niente, né zip né bottone né quant'altro, ma chiaramente ognuno poi fa quello che vuole a secondo le proprie esigenze. Diciamo che questo sistema ho dovuto, per meglio dire, per questo sistema calcolare i 3 o 4 centimetri che mi avrebbero fatto dal rotolamento, quindi anche chiudere esteticamente è più bello. E nello stesso tempo, quindi, ho avuto soltanto la problematica di lasciare a macchina un tratto, in questo caso su una passo 3 sono 10-12 maglie, e poi ho inserito le tasche. Ovviamente, ripeto, si possono cucire dopo aver fatto il primo telo a necessità, anche misurando sulle proprie ginocchia la distanza. Io grosso modo ho lasciato questo spazio, quindi diciamo 20-21 centimetri la taschina, altri 20 centimetri che è la parte tra le due ginocchia che ti permette di avere un movimento, e altrettanto alla fine
Ma una volta, ripeto, ho misurato col centimetro sulle proprie ginocchia, nella posizione abituale in cui magari uno guarda la televisione o fa altre cose da seduto, e questo mi ha permesso onestamente di ricavare un qualcosa di molto caldo, ma lo è anche se usiamo una Passo 5 con un filato più leggero, perché poi il calore verrà determinato dai semi riscaldati. Quindi diciamo che è un oggetto che magari uno ci si lancia all'improvviso, perché io avevo compreso che di sera avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse. I semi di vino non è che curano, alleviano, diciamo così, con il loro calore il punto dolente e danno un certo sollievo, oltre a riscaldare effettivamente, insomma. Per cui io ho comprato dei comunissimi semi di vino, ho fatto dei sacchetti a necessità e oltre questo mi sono divertita anche a farmi una variante che vedremo subito dopo. Per chi vuol sapere come si monta una taschina interna a macchina, ve lo mostro. Ho lavorato la prima parte del secondo telo. Adesso il tratto che ho preparato per diciamo, per formare, chiamiamola, la taschina che conterrà i semi, la vado a montare direttamente sulla macchina. Ho messo i segni sul numero esatto di aghi presi in precedenza. Allora, o la metto così. Ora metto così, è uguale. L'importante è che quello dipende dal nostro gusto. Ci posizioniamo sul primo ago e con il punzone riprendiamo le maglie. Chiaramente entrambe le maglie di entrambi i lati, avvio e chiusura o con l'ago o fuori dalla macchina. Sicuramente richiede un momento di pazienza. Sulle passo 3 veramente non è faticoso, sulle passo 5 chiaramente richiede un po' più di attenzione con le maglie piccole, però niente di che. Io ho calcolato, prima che mi dimentico ovviamente, la parte che resta libera, che andrà verso il punto vita arrotolandosi sul rasato, ma ognuno, fatto il primo telo, poi decide dove mettere la tasca che conterrà i semi, proprio perché continuo a ripetere che questo è un accessorio personale per le misure, per il gusto, per la destinazione e quant'altro. Una volta fatto questo, metto anche qui un peso perché me lo prende meglio. Passo piano perché comunque è doppia la maglia. Ah, l'ha presa. Poi faccio lo stesso numero di giri di questo tratto, che nel mio caso sono 26, per cui lavoro 26 giri. Infatti lo stesso numero dei giri della taschina, altrimenti farebbe difetto. Mi riposiziono sul segno, per questo dicevo mettete dei segni, perché con pennarello indelebile, perché si toglie con l'acetone, tra parentesi, l'ho spiegato in molti video, senza che la barra della macchina, che è acciaio, succeda niente. Questo ci permette poi di posizionare le tasche in parallelo senza dover contare, spostare qualcosa, ma è tutto molto veloce. Fatto. Questo punto abbiamo montato la prima tasca. Vado a fare la parte che si trova tra le due tasche, che chiaramente per ognuno sarà di una larghezza diversa, ma io mi trovo nella condizione di aver montato la prima, di
Dopo si tratterà solo di cucire questo lato, i due laterali sono pronti, vi mostro come fare. E quindi stesso sistema, monto anche la seconda e vi mostro, ma per il momento io ho i miei giri da rispettare, che per me sono un bel po' di giri, nel senso che vado verso i 46 giri, e quindi è un pezzo importante, e poi montiamo l'altra parte. Ho pensato anche che nei giorni più freddi può succedere, bisogno di avere calore sulla schiena, calore sul petto. Lo so, quando c'è la giovinezza non serve, ma dopo ogni tanto. Per cui mi sono fatta, chiamiamolo poncho, perché non c'è niente, sono due teli. Ho diminuito il peso dei sacchetti, ne ho fatti altri due più piccoli. Ora vi spiego il modello. Unica particolarità, le tasche interne, ovvero hanno la prerogativa di avere, e me le sono cucite con l'ago dopo che ho fatto i teli, perché mi ha permesso di inserire le taschine, ecco, fatto dove volevo io, cioè sul punto petto, punto schiena. Chiaro, può succedere di averne bisogno su entrambi i lati oppure solo su uno, ma io sono pronta. Quindi non ho fatto niente, ho fatto due pezzi dritti, ho proseguito fino alla fine, avvio a E e chiusura con l'ago, in modo di averli belli morbidi. Io ho rifinito all'uncinetto, ho benissimo uno dei qualsiasi bordini creativi in rete o che ho fatto io. Ultima cosa, chiaramente li ho cuciti in orizzontale, cioè ho lavorato in verticale, ma anche lo scollo si crea normalmente senza bisogno di fare scollo, è tutto dritto. Io qui ho unito con un bordino all'uncinetto, ma va benissimo anche cucirlo a maglia, resta sempre lo scollo. Poi vezzosamente io me lo sono rifinito con l'uncinetto un'altra volta, ma può andare anche senza. E comunque sia, esce fuori un, chiamiamolo poncho, libero, perché non ha cuciture, non ha niente. Lo appoggi sopra, ha le taschine pronte se c'è un dolore in corso. Permette di essere abbastanza pesante, nello stesso tempo abbastanza comodo da essere indossato anche se non siamo seduti, quindi stiamo cucinando, stiamo facendo altre cose. Io presumo che servirà molto per andare a macchina, se l'inverno diventerà, e speriamo di no, freddo. Quindi sono piccoli accessori di aiuto e sostegno. Metto le misure, qui non ci sono difficoltà, è semplicemente due teli in rasato lavorati per così e montati poi in orizzontale, per cui si forma lo scollo, lasciamo, possiamo segnare la parte centrale per formare lo scollo, ma 20 cm di apertura dietro e davanti, il resto cucito. Ed è subito pronto. Qui le taschine non le ho montate a macchina, le ho cucite lungo la maglia in maniera tale, ho usato le ondine come guida, in maniera tale di averle pronte, e soprattutto diciamo che mi permetteva di posizionarle dove volevo io. Sulla macchina avrei dovuto fare un sacco di conteggi, invece lasciate libere, cucite a mano, mi ha permesso di indossarlo una volta finito al rovescio e dire: ok, lo voglio qui, su questo punto, sì, lo voglio nella schiena, su questo punto. Quindi realizzate le due taschine, chiaramente anche qui inizio e fine è in orizzontale per dargli maggiore elasticità. Chiusura avvio a E e chiusura con l'ago fuori dalla macchina o sulla macchina, in maniera tale che non tiri, cioè resta una bella tasca che permette anche a un signor sacchetto come questo di essere inserito senza difficoltà. Poi chiaramente tenderà
a spanciare un po', se poi il peso ce lo bilanciamo noi, resta caldo lo stesso, 1 o 2 minuti come dicevo prima, ed è pronto. Quindi anche indossato non è una cosa enorme, si camuffa perché è tutto libero, resta molto vaporoso, per cui e poi sono per casa e sono per salvarsi da un fastidio, di un dolore, per cui va tutto bene. Ripeto, anche questo è stato lavorato come l'altro a Vanisè, perché viene più compatto il rasato, ti dà meno l'idea di scendere. Però niente di che, le misure nel video, per cui semplicissimo, e non è finita qui, e qui avete dedotto che ho un sacco di dolori, compensatelo. Io mi sono portata avanti come sempre il lavoro, per cui ho fatto anche un terzo accessorio. Questa è la cosa, l'oggetto che ho usato di più, perché è nato proprio sul momento per necessità. Una fascia lombare, diciamo così, con zip per inserire il sacchetto dentro. Chiaramente, come vi mostro in video in seguito, se noi mettiamo il sacchetto libero, andrebbe dove vuole, cioè scivolerebbe, no? Quindi ne ho ricavata una vera e propria tasca interna cucita a mano, per cui non va da nessuna parte. Ho chiuso le due parti, chiaramente è un lavoro semplicissimo, perché non sono altro che due rettangoli che iniziano e terminano a punta, e io ho utilizzato la misura del mio punto vita, leggermente con 1 o 2 centimetri in più, perché il tutto chiuso con un'asola è un bottone, perché questo mi permette che se si allenta troppo indossandola, è il colmo, ma io ho fatto così e mi trovo benissimo. Dopo un po' che si indossa, la maglia tende a scendere, diciamo così, e alla fine diventava quasi migliore questa soluzione. Oppure mettere dello strap, comunissimo strap, a coprire l'ultimo tratto, e poi gestibile allo stesso modo. Chiaramente sono semplicemente due pezzi iniziati sulla passo 3 con 6 maglie. Ho aumentato una maglia ogni 4, le ultime due ne ho aumentate più velocemente ogni 2 giri, poi ho proseguito dritto e ho terminato diminuendo. Niente di che, ho raddoppiato con una cucitura che può essere fatta a macchina, a rammaglio, come vogliamo, lasciando lo spazio, e ora ve lo mostro, per creare la taschina sacchetto praticamente. Questo permette chiaramente di avere un oggetto non ingombrante. Io ho optato per chiuderlo in questo modo perché non sopporto nel davanti avere una massa di maglieria, diciamo così, sulla mia pancia. Però nessuno impedisce di farlo tutto dritto e chiuderlo invece che con un bottone, con due bottoni e uno strap verticale. Io mostro quello che ho fatto per me, per le mie necessità, poi ognuno e ora fa come crede. Ora mostro come montare la zip. Il bello che mi serviva così tanto che non ho fatto, ci ho pensato solo ora, un pezzettino di rifinitura per renderla più sicura, e anche quando lo apri più rifinita, quindi 2 o 3 maglie, 4 su una passo 5 da cucire intorno alla mostra. Però vi faccio vedere, se non volete cuciture a vista ma a scomparsa, come fare. Ho cucito appunto indietro tutto il pezzo, lasciando la parte centrale aperta, perché adesso mi permette di rigirarlo.
Veramente, io ho fatto una cosa gestibile secondo le mie necessità, poi ognuno chiaramente conosce le proprie e quindi potrebbe aver bisogno di una cosa diversa, però diciamo che grosso modo io ottengo questa fascia che girerà intorno al punto vita in cui io devo inserire ora i semi. Se io li inserisco lasciando libere le due parti, chiaramente i semi vanno un po' più qua, un po' più là, a secondo di come mi muovo, cosa che io non voglio. Allora, i casi sono due: o si taglia la testa al toro, si prepara lo spazio necessario, due cuciture con una macchina da cucire e abbiamo risolto. Oppure, se non abbiamo la macchina da cucire, se non sappiamo, io ho segnato la metà esatta del lavoro. Si fanno prima i semini per scegliere il punto in cui andranno posizionati rispetto al centro. È tutto centrato, anche i semi li posiziono al centro. Ho una zip di questa lunghezza, mi deve bastare, non ne ho altre, che posizionerò per fare l'apertura. Ma la prima cosa da fare è segnare dove voglio far dove devono essere le due cuciture che impediranno al sacchetto di muoversi. Allora, il sistema migliore è questo. Inizio e fine. Facciamo una solida imbastitura a punti lenti. Quindi avanti e indietro lasciando un bel filo lungo che mi permetta di muovermi, così io trovo il punto di diciamo che formerà la tasca, perché ora vi faccio vedere come la vado a gestire da un lato e ovviamente dall'altro. Ho segnato quindi le due parti, questo mi permette ora, salvo imprevisti, di sollevare la parte, rigirarla e avere la possibilità di fare questo, cioè i segni mi aiutano a poter cucire queste due parti in questo modo. Vado a unire le due parti prendendo grosso modo l'ondina. Come al solito, come ho mostrato in tanti video, se utilizziamo le ondine da fuori si vede un segno, ma minimo, così resta bello. Controllo perché è per farvi vedere. Tengo d'occhio i fili dove sono. E una volta presa la prima ondina non è un problema perché si cammina bene, specialmente con la passo 3, perché veramente è tutto molto più semplice per grandezza, non perché su una passo 5 classica non venga bene, viene allo stesso modo, è solo più corposo, tutto più grande, essendo il filato chiaramente più grande e la distanza degli aghi tra loro. Per cui questo è quello che vado a fare, cioè creo una taschina di cucitura sfruttando il principio delle ondine. Dall'altra parte stessa cosa. In teoria non cede perché eccola, è bella unita, ma se per caso vorreste una doppia cucitura perché vi sentite più sicuri che non vi abbandona, ripartite dalla fine e tornate indietro, insomma. Tanto per dire, poi due puntini rigirati sopra alle ondine e l'abbiamo fermata. E una è fatta, poi vado dalla parte opposta. Ponendo attenzione
rifaccio esattamente la stessa identica cosa. Il filo con cui ho messo il fermo basta tirarlo e non è un problema. A questo punto io ho uno spazio dedicato chiuso ai semini. Li provo, controllo. Allora, il bello, a differenza della stoffa, la maglia, se anche fossero più grandi o venuti più piccoli, non è un problema perché è elastica, quindi poi accosterà bene alla punto vita e nello stesso tempo siamo a posto. Ora, per inserirli e tenerli fermi, chiaramente io opto per la soluzione cerniera. Quindi prendo la metà della cerniera, faccio combaciare i due punti, è questo, e questo sarà il centro del montaggio della cerniera. Quindi prendo filo e ago con la punta. È molto più semplice anche per me, che io ago e filo spesso se devo montare cose di sartoriali. Ho delle difficoltà, per le cerniere abitualmente no. Quindi io ho un ago a punta, meglio del filo, diciamo, che non abbia pelurie. In questo caso però vorrei tentare di farlo all'inizio. Quindi ricapitoliamo, parto dal centro in questo caso, perché posiziono sul centro della cerniera, così mi resta per meglio dire a metà. Solito nodo con cappiola che me lo ferma. Prendo una o due maglie sul margine, il più vicino possibile alla cerniera, così me la copre un po', si nota di meno, come si fa sui pullover o quant'altro. Cioè, più sei vicino e più importante è seguire sempre la stessa maglia. Io parlo, guardo la videocamera e guardo qui, diventa un po' più complicato, però la monto tutta, quindi proseguo tanto di qua quanto qui. Chiaramente il pezzetto finale lo piego negli ultimi due punti. Ecco, fermo. Per questo ho preso un filo in tinta in maniera tale che mi permette qualche punto di fermo per impedire che si rompa durante apri e chiudi, e col filo in tinta, anche se aveva il filo, mi permette di gestirlo meglio. Il fatto che sia un oggetto personale per casa non significa che debba venire male o non ben fatto. Stesso lavoro, sono un po' lunga, ma è per capire, far capire che non c'è niente di difficile. Potrà non venire bene la prima, la seconda volta, quando uno fa le cose, ma poi piego, stavolta lo monto la parte, diciamo, e continuo. Chiaramente potevo farlo anche a tornare indietro. Ecco, combacia, non ondeggia niente, tutto perfettamente allineato. L'importante è quello. Quando si montano le zip è controllare sempre che la maglia non abbia lentezze.
rimanere sempre vicino ai dentini della zip e finisco di cucire sia questo lato che l'altro.